L'Avezzano ritrova il pubblico dello stadio De Marzi per bissare il successo all'esordio sul campo del San Buceto. Dall'altra parte un'Alba Adriatica a caccia del riscatto dopo il KO al debutto. Tra i biancoverdi novità Venditti, Lombardo, Crass e Catalli rispetto all'11 vittorioso all'esordio. Davanti il tandem sudamericano Dos Santos e Blanco, nemmeno convocato l'ultimo acquisto Damiano Zanon, pronto per domenica prossima. Nell'Alba l'ex Chieti Ikram e Lagui dall'attacco con Passamonti a completare il 3-5-2 di mister De Amicis. L'Avezzano parte forte, al sesto è già pericoloso con il pressing di Dos Santos che aziona Laguzzi, conclusione del 7 e palla che non inquadra lo specchio. Al dodicesimo i biancoverdi esplorano la soluzione esterna con il traversone di Lombardo che Dos Santos non riesce a girare a rete e trova l'intervento facile di Verissimo. Un giro di lancette del turno di Blanco che non preme il grilletto e sciupa l'occasione del vantaggio. L'Alba non sta a guardare, al diciassettesimo mette la testa in avanti con Ikram Ellah che approfitta di un errore in uscita dell'Avezzano, ma strozza il tiro e grazie a Venditti. Gli ospiti alzano il pressing e sfruttano le praterie alle spalle della difesa biancoverde per azionare la velocità di Ikram Ellah. L'ex Chieti è di nuovo pericoloso al 23esimo con il suo colpo di testa che si spegne sul fondo. Alla mezz'ora torna in avanti l'Avezzano con Dos Santos che riceve da Blanco ma spara alto da ottima posizione. È ancora Ikram Ellah il pericolo pubblico numero uno per la difesa dell'Avezzano. Al 35esimo scappa dalla linea del fuorigioco, prova a beffare Venditti che ha un riflesso e salva il risultato. Nella ripresa l'Avezzano entra in campo con un piglio diverso e la sblocca dopo appena 120 secondi. L'azione parte dai piedi di Lombardo che triangola con Catalli, traversone del numero 3 e Blanco di testa fa 1-0. Torti inserisce Braghini per Crass e il giovane trequartista si mette in luce già al 13esimo con un tiro debole che Verissimo blocca facilmente. Al 17esimo Catalli pennella su punizione per l'inserimento di Laguzzi che da 0 metri trova soltanto il palo. Due minuti e arriva il raddoppio, l'azione è un copia e incolla di quella del vantaggio con Lombardo che va al cross stavolta per la testa di Dos Santos che gonfia la rete e porta i suoi sul 2-0. Segnali di Alba Adriatica con il tiragiro di Branno che accarezza il palo e si spegne sul fondo. Al 31esimo ancora ospiti pericolosi con il tiro di Branno che diventa un assist per Ikram Ellah che spacca la traversa, Venditti battuto. Sul ribaltamento di fronte Dos Santos prova a beffare Verissimo con un pallo netto ma il numero 1 è attento e blocca facile. Al 34esimo cerca gloria anche Catalli ma il destro del fantasista marsicano viene deviato in angolo da Verissimo. Al 41esimo altro brivido per l'Avezzano con Ikram Ellah che si avventa sul pallone, attento Venditti che evita il gol della bandiera. Al 43esimo chiude i conti l'Avezzano con l'azione in verticale sull'asse Bisegna Pendenza, tocco delizioso dell'ex Cupello e palla in rete per il 3-0. Avezzano che vola a punteggio pieno dopo due giornate, Alba Adriatica ancora ferma a quota 0. Mister, primo tempo la squadra forse lo dicevamo un po' contratta, avete sofferto l'iniziativa dell'Alba Adriatica che vi veniva a pressare alta, recuperava il pallone e poi sfruttava la velocità di questo giocatore Ikram Ellah per mettervi in difficoltà. Avete avuto anche delle grosse chance non sfruttate dalla sua squadra, poi nel secondo tempo è sceso in campo un altro Avezzano, siete stati bravi a sbloccarla dopo appena due minuti. Sì, hai fatto una giusta analisi. Il primo tempo abbiamo sofferto questa intraprendenza dell'Alba Adriatica, noi un po' contratti e ci venivano a pressare alti, diciamo che loro poi hanno avuto un paio di situazioni pericolose su errori individuali nostri in uscita, che tecnicamente una squadra come la nostra non può fare quegli errori, perché abbiamo regalato la palla a loro e loro ci sono ripartiti e ci hanno creato un paio di situazioni pericolose. Abbiamo avuto anche le nostre situazioni pericolose, però poi devo dire che il secondo tempo la squadra è scesa col giusto piglio, consapevole della forza, anche perché poi l'Alba Adriatica, che il primo tempo secondo me aveva speso tanto, alla fine il secondo tempo è uscita fuori anche la qualità maggiore della mia squadra. Damiano Zanon, in che condizioni l'avete trovato? Cosa vi può dare in più a livello di esperienza e poi cosa può darvi in campo? Beh, fisicamente sta bene, il ragazzo da martedì si allena in gruppo e penso che sia già a disposizione per la prossima partita, ma ci può dare tutto quello che hai detto: esperienza, qualità, capacità di lettura, capacità di guidare il reparto difensivo, personalità nel giocare la palla senza paura. Sicuramente lui è un elemento che ai nostri ragazzi difensori li fa crescere perché li guida, per cui io sono convinto che ci darà una grossa mano e i ragazzi che ci giocheranno vicino, chiunque esso sia, sicuramente ne trarranno grande beneficio. Secondo tempo è entrato Braghini subito in partita, poi è arrivato anche il gol di Pendenza, dunque tante
tanta qualità anche dalla panchina. Questo significa che la rosa è stata ben costruita, una rosa di qualità a disposizione. Sì, sul mercato la società, il presidente e il direttore hanno lavorato benissimo, hanno messo a disposizione una squadra importante con tanta qualità, e oggi si è vista, no? Sono entrati quelli della panchina, non è cambiato nulla, cioè nel senso che hanno fatto appieno il proprio dovere e abbiamo fatto dei bellissimi gol. Potevamo farne qualcuno in più, però va bene così, la squadra veramente ha dimostrato di essere una squadra importante. Un'ultima domanda per concludere: dove può migliorare questa squadra? Beh, sicuramente nella condizione, no? Ovviamente ancora non siamo al top, siamo appena alla seconda partita. E penso che quando migliorerà la condizione, migliorerà anche la capacità di lettura della situazione che si sta evolvendo nel campo. È ovvio che quando vai in difficoltà fisica non sei più lucido e quindi magari qualche giocata viene meno. Quindi nel momento in cui la condizione sarà ottimale, sicuramente anche questi meccanismi, anche questi errorini individuali in uscita tecnici sicuramente non ci saranno più. Mister, primo tempo un ottimo Alba Adriatica, avete messo in difficoltà l'Avezzano, tante occasioni avute soprattutto da Icramellà. Nel secondo tempo avete pagato quel gol preso a freddo dopo 2 minuti probabilmente. Sì, la disamina è giusta, nel secondo tempo effettivamente non c'è stata più partita, devo dire, anche se sul 2-0 noi abbiamo avuto quell'occasione con Icramellà, la traversa, però loro nel secondo tempo ci hanno letteralmente asfaltato, la partita poteva finire 6-0, 7-0, cioè non siamo qui a discutere su questo, non è inspiegabile, non è la prima volta che succede. Io sapevo di poter incontrare problemi a livello di testa, mentale, perché comunque oggi abbiamo messo in campo 11 o 12 fuori ruota, cioè non lo so, in tutto, quindi ho 7 dall'inizio, 2,99, 98 sempre in campo, quindi capite benissimo, una squadra giovanissima, e quindi ci può stare qualche problema di personalità così. Però dopo un primo tempo fatto in quel modo, effettivamente, anche se le facce che avevo visto nell'intervallo mi lasciavano presagire qualcosa di poco buono, e così è stato, inspiegabile, ripeto, in questo momento, in questa squadra, più che un allenatore, ho detto ci vuole uno psicologo che lavori sulle menti di questi ragazzi. Non ci convinciamo comunque che siamo una buona squadra, che possiamo dire la nostra, che siamo all'altezza di tante altre squadre. Certo, una Avezzano è una corazzata, per l'amore di Dio, però come hai detto tu, nel primo tempo siamo stati meglio in campo noi che loro, avremmo meritato di passare in vantaggio, anche loro hanno avuto le loro occasioni, però ce la siamo giocati alla grande. È inspiegabile quel secondo tempo, insomma, non è neanche un problema fisico, è solamente un problema mentale nel credere nelle proprie possibilità, e devo lavorare su questo.